siamo tornati, terza parte di 90 all'ora, c'è Peter in console, stiamo facendo la storia di Paolo Sandrini, che oggi... Ciao, ciao Paolo, bentornato, terza parte. Paolo, qui siamo nel 1999. Oh yes, oh yes. Cosa succede qua? Come mai da Elisir di Gigi D'Agostino sei passato anche nel progetto di Mario Più featuring More? Perché sono un produttore che produce molto, e quindi piaceva molto il tocco, il suono, le soluzioni trovate. Eccolo qua, abbiamo testimonianza anche di copertina originale, ovviamente. E i produttori di Mario Più stesso mi vennero a proporre la produzione di questo singolo. E io mi ricordo la canzone, mi ricordo che all'epoca la canzone aveva addirittura un ritornello diverso che non mi piaceva. Ma dai. I vocali, i vocalizzi, pitchando le voci, insomma, un po' creando artificiale questa voce in alcuni punti. Ho modellato questo ritornello nuovo e oltre ad aver fatto tutto l'arrangiamento, la produzione di questa versione che sentiamo, ed è uscito questo disco. Io adesso lo mixo, eh. Parlavamo poco fa del disco, nel lato B di Elisir c'era La Dance. La Dance. La Dance. La Dance. Francese. Senti qua. Mamma mia. Ragazzi, non ci posso credere, a 90 all'ora c'è Paolo Sandrini, colui che insieme al maestro Gigi D'Agostino hanno prodotto questo capolavoro della musica dance, non solo perché è diventato un pezzo pop, lo mettevano tutte le radio. Sto parlando di Bla Bla Bla, primavera 1999. Sto basso in levare mi fa impazzire, ha fatto impazzire milioni di persone. È mentale, è una cosa mentale. Mamma mia. Un basso che ti rapisce mentalmente, è molto psicologico. Allora, hai finito il successo di Elisir. La Dance era lì che ti aveva creato la linea guida. Sulla Dance ci voleva un'idea e Gigi D'Agostino ti ha portato... oppure sei stato tu insieme a lui? Gigi D'Agostino ha portato il disco degli Stretch e devo dire, devo confessare, ma l'ho già confessato pubblicamente varie volte, che io, a parte fare diciamo l'aspetto tecnico supervisor sul brano a livello di suoni, mixaggio e taglio dei sample della voce, ho fatto poi ben poco a livello creativo, perché è un po' il bambino di Gigi suo, diciamo, questo Bla Bla Bla, nel senso che l'ha concepito lui cesellandolo gradualmente da solo, anche in orari notturni. È proprio una cosa, una sua creatura, è una sua invenzione. Io poi chiaramente ho messo insieme il tutto e ho fatto in modo che il disco suonasse, che ci fossero degli elementi insomma interessanti anche a livello di suoni, di filtraggio, di groove, eccetera eccetera, però la concezione è sua, ecco. Ho capito. Ti ricordi la prima volta che l'ho sentito questo disco al numero uno della DJ Parade di Albertino? Emozioni grandi, grandissime. Ti dico, le emozioni più grandi poi le ho avute girando, andando a fare la spesa al supermercato, trovando il nonno col nipotino che ballavano in mezzo alle corsie con questo disco, per dire. Cioè, quindi, cose allucinanti. E senti qua adesso.
Paolo Sandrini con noi a 90 all'ora quest'oggi. Senti che suono, perché lui aveva la possibilità in quel momento di scrivere con le sue nuove idee, insieme ovviamente ai DJ, prima c'era Gigi D'Agostino, adesso Prezioso, la nuova storia della Dance Made in Italy. Perché dalla primavera del 1999, bla bla bla, numero uno in classifica, si dedica al progetto di Prezioso, che qualche mese prima ha fatto un tentativo, ma poi... I don't feel the way that I've been feeling before you came into my life. And I knew that you could turn me on every time you came into my mind. I'm trying to realize if I can be what you want and make your love just mine. Don't play with me now, you better come to me, you better come to me. I will walk. E come fa? Paolo, voglio sapere cosa è successo qui, come vi siete incontrati con Giorgio, con Andrea, con Alessandro. Qui sono stato praticamente contattato da questi ragazzacci, Giorgio, Andrea e Marvin, Alessandro, ragazzacci simpaticissimi, veramente una squadra di pazzi scatenati, che avevano il provino, diciamo, di Tell Me Why, che era già scritto. Bisognava produrlo, nel senso che c'era tutto da sistemare, bisognava creare i suoni, l'idea del corpo del disco, un po' trattare le voci, tutto quanto. E sempre per il fatto che iniziavano a uscire cose interessanti dal mio studio e piaceva il mio suono, ci siamo accordati per produrre questo pezzo e mi ricordo che alla fine è venuto fuori un risultato, insomma, più che soddisfacente. Sul palco del Festival Bar 1999, ragazzi, mica sì. Pao pao micio micio, cioè qui c'era la vera storia della musica dance e diventava pop, come per Gigi D'Agostino, è arrivata poi sul palco del Festival Bar, quindi un grande trampolino di lancio per tutti, per la produzione, per l'etichetta e soprattutto per loro tre, che fino a quel periodo avevano provato qualcosa, nel senso che Giorgio Prezioso negli anni aveva fatto dei dischi, però erano sempre dei dischi abbastanza da studio, non pop in questo modo, e soprattutto qualche mese prima sulla BXR lui aveva fatto una specie di bla 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 che si chiamava I Wanna Rock Right Now, I wanna Rock Right Now, per dire. Esatto. Giusto? Esatto. Ok. Nel frattempo mi ricordo che Albertino in classifica, avendo bla 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 che stava scendendo, quindi siamo alle porte dell'estate 99, fa entrare una nuova canzone di Gigi D'Agostino. Ma sì. Non la chiama The Riddle, ma la chiama Tanzen. Nel frattempo registrano la DJ Parade, la compilation dell'estate 99, e all'interno della compilation non la titolano The Riddle, ma la titolano Tanzen. Tanzen esce, triplo vinile, e all'interno c'è The Riddle. We'll be right back.
ma quanto era dritto il suo disco. Una marcia, una marcia, marcetta. Mamma mia. E qui si apriva, ovviamente. Ti ricordi qualcosa? Cioè, tra virgolette, questa confusione di nomi tra Tanzen e The Riddle era perché c'era un'idea diversa all'inizio? È stata una diatriba che ci siamo portati avanti per un po' di tempo, nel senso che sì, effettivamente all'inizio c'era un'idea diversa, c'era l'idea di fare una traccia pseudo club strumentale, come è questa, molto dritta, con queste linee di rap inserite giusto per mantenere dritto il pezzo, perché fosse sempre ballabile. E invece poi in una seconda fase abbiamo maturato l'idea di renderlo proprio crossover, quindi di fare il full cover, di farlo cantare e di fare appunto la cover di Nick Kershaw intera dall'inizio alla fine. E infatti è stato trasformato e diventato The Riddle poi. Sì. Nel frattempo cosa succede? Uscendo il triplo vinile, dove tu potevi ascoltare un sacco di pezzi, il sottoscritto, come sigla del suo programma, utilizzava un'altra traccia che non aveva ancora messo nessuno e iniziava così. Diciamo che qui ti eri un po' allontanato con Gigi dal suono classico, almeno all'inizio, di bla 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 e la dance, ma c'era questa cassa che sembrava tipo smacinata, sembrava tipo al contrario, girata. Sì, era un po' quello che si faceva nella techno trance dell'epoca comunque. Sì. E mi ricordo che poi uscì, nel senso, The Riddle uscì credo in autunno inoltrato, e poi entrò questa in classifica. Quindi immaginatevi, bla bla bla, The Riddle, Another Way, terzo singolo in classifica, terzo singolo al numero uno in classifica, sempre di Gigi D'Agostino. Si chiama Another Way. Avanti allora c'è Paolo Sandrini. Saprai, questa è una versione lunghissima che non possiamo mai ascoltare. Come era un classico di Gigi, le versioni di Gigi erano tutte minimo 7 minuti, quindi sentiamo un pezzettino del che suono, faceva impazzire tutti veramente, ragazzi. Qua siamo in autunno, credo che siamo a cavallo tra l'autunno e l'inverno del 1999. Nel frattempo Tell Me Why di Prezioso ormai era uscito dalla classifica e si stava pensando al follow up, che era questo qui. E credo che quando poi si fanno i follow up si vanno a correggere certe cose che non sono andate nella versione originale, nel primo. Credo che questo abbia un tiro diverso, che sia più potente rispetto a Tell Me Why. '90 all'ora. E su questo ti ricordi qualcosa? Qui siamo, calcolate, gennaio-febbraio del 2000, siamo proprio nei primi mesi del 2000, usciva questo pezzo che sembrava un disco dell'estate, perché ovviamente aveva tutte le sonorità di Tell Me Why.
Allora, questo pezzo qua mi ricordo benissimo che i ragazzi vennero in studio e avevano l'esigenza appunto di fare il follow up, e però mancava ancora il ritornello in realtà, perché c'era scritta la strofa, il ponte, il bridge, ma il ritornello non c'era, e l'abbiamo scritto praticamente insieme negli studi di Media Records, l'abbiamo registrato appunto negli studi. E faceva così. E tra poco svelerò da dove ho preso questo mio, cioè io ho un intercalare quando metto dischi, da quel periodo lì dico sempre music. Da dove l'ho preso secondo te? L'ho preso? Mi sa di sample tagliato da qualcosa di storico, ma ora adesso non mi viene il titolo. Su un disco che avete fatto dopo questo qua, era l'EP di Emergency. Ah, okay. Non l'ho fatto io quello, eh. Ah, non l'hai fatto tu? Però c'era Three Music Please. Ah, sì, certo. No, quello non l'ho prodotto io. Prodotto Tell Me Why e Let Me Stay. Pensavo che avessi fatto Back to Life da quello lì, perché volevo metterlo Back to Life. No, in Back to Life l'album erano inclusi due singoli, appunto Let Me Stay e Tell Me Why. Pensavo che ci fosse anche Back to Life, quindi questa è un'altra cosa che pensavo male, avevo sbagliato ad attribuirti. Tra l'altro nel periodo erano oggetto anche di schernimento e prese in giro, perché Tell Me Why e Let Me Stay, se tu li metti insieme puoi benissimo mixarli un colpo uno, un colpo l'altro, che sono veramente simili, certo, come tracce. Poi in realtà sono andate molto bene tutte e due. Sì. Anche perché questo qua cioè era il disco felice di un inverno 2000 che non aveva molte hit. Ma nel frattempo tu stavi facendo qualcos'altro, e questo qualcos'altro lo diremo tra poco. State con noi a 90 all'ora.